Per me è un grande onore e un grande orgoglio essere responsabile della piscina di Torre del Grifo. Tra l'altro era una promessa che mi aveva fatto il direttore tempo fa, prima che il centro fosse anche nella mente del Signore, quindi non me l'aspettavo completamente questa chiamata. Adesso stiamo lavorando bene, stiamo lavorando con intensità, il centro risponde alla grande e sono molto felice. C'è anche il figlio del tuo ex allenatore che ha guidato il Sette Rosa alle Olimpiadi di Atene nel 2004, quando avete vinto la medaglia d'oro, Pierluigi Formigoni. Sì, frequenta la piscina, si chiama Matteo, 8 anni, frequenta la piscina 2 volte alla settimana. Lui in realtà è un calciofilo perché gli piace molto giocare a calcio. La mamma Cristina Consoli, ex mia compagna di squadra, ha deciso che doveva fare piscina e quindi, essendo lei anche una concittadina di Mascalucia, ha pensato bene di portarlo qua e sapeva che c'ero io e quindi ancora di più. Giussi, tu sei responsabile delle piscine, della piscina qui a Torre del Grifo, però segui in particolare il tuo vecchio amore, ovvero la pallanuoto. E certo, perché la pallanuoto ce l'ho nel DNA e nel mio sangue, quindi una volta iniziate le attività regolari in piscina ho cominciato ad avviare un settore di pallanuoto. Ci occupiamo soprattutto degli under 11 e delle under 11, quindi dei piccolissimi. Facciamo i campionati di propaganda con un avviamento alla pallanuoto tramite il gioco. Questo è quello che stiamo facendo per adesso, però i progetti sono più ambiziosi e più grandi.